ricorda oggi nella giornata di Nassiriya un evento tragico, delittuoso, che ha colpito non semplicemente l'arma dei carabinieri, ma anche l'esercito, ma tutto il paese, tutta l'Italia. E quindi credo che bene abbia fatto il governo a fare in modo che questa celebrazione sia presente tutti gli anni, sia stata istituzionalizzata. Perché Nassiriya deve rimanere nella mente dei tanti che hanno potuto in quelle ore scorgere non semplicemente dei morti, degli appartenenti all'arma, all'Italia, ma scorgere un messaggio che arriva attraverso i carabinieri in tutto il nostro paese. A nessuno può sfuggire che la storia dell'Italia è permeata dalla presenza dell'arma. Un'arma che è presente sì nel più piccolo comune come avamposto di sicurezza, come garanzia di libertà, come garanzia di giustizia. Io credo che questo sia il significato più profondo dell'arma dei carabinieri, non semplicemente un organismo, un corpo di polizia dello Stato che fa il suo lavoro quotidianamente con grande perizia, con grande tenacia, ma io credo che vada un po' più là. È un messaggio particolarmente impegnativo quello che spetta l'arma dei carabinieri e credo che quotidianamente tenga alta questa bandiera, che è la bandiera dello Stato, la bandiera dell'ordine, la bandiera di un corpo che a noi ha dato tanto, lo ha dato nel nostro paese in tutti questi secoli, ma soprattutto lo dà anche nelle missioni all'estero. Allora, rammentare l'impegno dei tanti carabinieri che organizzano i corpi di polizia dei paesi che andiamo ad aiutare, vuol dire pensare a quello che fanno per portare la democrazia dove adesso non esiste, vuol dire fare in modo che in quei posti nasca quel germe di libertà che ci permette di essere ancora più sicuri a casa nostra. Vuol dire rammentare il grande, grandissimo lavoro che fa la Polizia Militare, che è formata dai carabinieri, il Tuscania, un corpo di elite, il GIS, voglio dire l'elite delle forze armate che è presente anche nei carabinieri, a maggior ragione nei carabinieri. Allora questa giornata io credo che debba essere condensata da questa sommatoria di valori profondi e da un grande riconoscimento per l'arma dei carabinieri che ogni anno deve essere fatto in questa data con grande riconoscenza da parte nostra. Grazie all'assessore Mollo. Adesso ci saranno i saluti del coordinatore provinciale della NLC.